Cari fratelli e sorelle, bentrovati al nostro appuntamento per augurarci una buona giornata, leggere il Vangelo con un piccolo commento. Oggi, 14 febbraio, ricordiamo Santi Cirillo e Metodio e anche San Valentino, in modo particolare a Terni, e il Vangelo che prenderemo in considerazione è Luca, capitolo 10, versetti dall'1 al 9. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé, in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Andate, vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Non portate borsa, né sandali, né sacca, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualsiasi casa entrate, prima dite: pace a questa casa. E se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una casa, vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Il Signore invia oggi i suoi discepoli, li manda a inviare la buona novella, una novella che hanno ricevuto, li manda ad essere testimonianza, li manda a due, proprio a ricordare che la Chiesa è fatta di persone che vivono la loro vocazione, ma non da soli, inseriti in una comunità. Vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, proprio perché il messaggio di Dio, che è un messaggio d'amore, è un messaggio sconvolgente. E poi ricorda un altro aspetto fondamentale, quello della pace. Siamo chiamati ad essere portatori di questa pace, che non è un'assenza di guerra, non è un pacifismo sterile, ma è la pace che ogni volta che incontriamo il Signore sperimentiamo nella nostra vita. È quella pace ricevuta che ci ha chiesto di ridonare alle persone che incontriamo. Ed ecco allora l'essenza del nostro essere cristiani, sperimentare l'amore e una volta ricevuto, donarlo alle persone che incontriamo, senza preoccuparci troppo del modo, senza preoccuparci troppo di quelli che sono i nostri limiti. Il Signore oggi ci ricorda che se noi diciamo il nostro sì, la sua grazia tocca la nostra libertà e a quel punto poi la salvezza, di cui noi siamo testimoni e portatori, diventa quella salvezza che Dio ha donato alla nostra vita e attraverso di noi, se lo vogliamo, anche all'umanità intera. Non siamo noi che abbiamo salvato il mondo, è Dio stesso, ma noi possiamo essere davvero testimoni e portatori di questa salvezza, se lo vogliamo, se permettiamo a Dio di operare anche attraverso la nostra vita. Preghiamo come Gesù stesso ci ha insegnato: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. E ora chiediamo la benedizione di Dio su ognuno di noi, sul mondo intero, sulle nostre famiglie, tutte le persone che stanno soffrendo in questo momento. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore, rendiamo grazie a Dio e vi auguro una santa e una felice vita. Ci vediamo domani con il prossimo video.